Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Io sono Rickman e oggi parleremo del bug epocale che metterà fuori uso molti dispositivi, tra cui anche gli smartphone. Il problema ha un nome, si chiama bug del 2038, un errore che impedirà a molti dispositivi informatici di calcolare il tempo. Non serve sempre essere un visionario per fare delle previsioni attendibili, basta guardare in faccia la realtà delle cose. Questo è quello che ha fatto Mikko Hipponen, ricercatore presso F-Secure, nota azienda specializzata in sicurezza informatica, che ha affermato che dal 2038 gli smartphone potrebbero smettere di funzionare. L'esperto, che nel corso della Black Hat USA ha fatto altre previsioni, basa le sue analisi su un bug che si chiama bug dell'anno 2038, un problema simile al Millennium Bug. In pratica, molti dispositivi informatici avranno dei problemi con le date. Come risultato, alcuni device, tra cui anche gli smartphone, riscontreranno sicuramente dei malfunzionamenti. Ora, ascoltate, perché questa è una base di informatica che non è molto difficile, però dovete un attimo ascoltare un secondo. I dispositivi che si basano sullo standard Unix, per chi non lo sapesse, io ve lo spiego terra terra, che non è poi proprio come ve lo spiegherò io, ma comunque la spiegazione che vi do io è corretta e quindi se non lo sapete è meglio questa che non saperlo. Unix è il primo sistema operativo che è stato inventato, quindi essendo il primo che è stato inventato, ovviamente tutti gli altri sistemi operativi dipendono da esso. E appunto questo standard Unix, in grado di processare il tempo fino al 19 gennaio 2038, ore 3, secondi 14 e secondi 7. Dopodiché potrebbe accadere una vera e propria apocalisse informatica in grado di mandare in tilt computer, tablet e smartphone. Y2038 segnerà la fine degli smartphone? Riassumendo, a causa del Y2038, il bug epocale che accadrà fra più di 20 anni, i dispositivi non saranno più in grado di calcolare il tempo, e non sarà soltanto un problema di calendario. I telefonini, come afferma lo stesso Mikko Hipponen, e altri sistemi computerizzati, non saranno più in grado di svolgere le più basilari funzioni. Gli smartphone, ad esempio, potrebbero impedire agli utenti di eseguire delle chiamate. Per questo, secondo me, torna sempre buono il Nokia 3310. Così comunque come verranno interessati tutti gli altri dispositivi Unix. Tutto deriva da Unix, perché essendo stato il primo, tutto deriva da quello, ma non preoccupiamoci, mancano ancora molti anni al bug, ma non ci sono dubbi comunque che molte macchine avranno dei problemi di funzionamento. Detto questo, cosa ne pensate? Io penso che sicuramente con degli aggiornamenti software, poi sapendo che c'è questa falla nel sistema, perché alla fine di questo si parla, non è altro che una falla di sistema, sapendo appunto che c'è questa falla di sistema, gli sviluppatori creeranno degli aggiornamenti software che metteranno a posto questo problema e quindi non avremo più il problema del 2038. I telefoni continueranno a funzionare normalmente. Poi metteranno qualcosa che funzionerà anche oltre il 2038, quindi insomma. Ditemi un po' voi cosa ne pensate. Io vi saluto. Ciao ragazzi!